Ogni volta questa schitarrata finale mi frega sempre. Sto per iniziare con una. Benvenuti amici di Live GP. E poi dopo invece dura tipo 6 secondi. È una roba da concepire. Amici di Radio Live GP, buonasera! E benvenuti alla puntata numero 2, 338. 200 puntate, non togliere 5 anni di. 338 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera con. Cantarini non ha notato che è mutato lo smuto. Ci sto provando. No, si è bloccato. Ho notato di essere mutato, ma ti vedo anche Ok, sgranatissimo. Ciao a tutti, buonasera a tutti intanto. Alex? sì, allora vado un pochino a scatti. Potrei essere io? Mi senti? Sì, Mi senti? Mi senti? Mi decisamente. senti? Ok, Sì, adesso adesso sì. mi. Ok, ci sono, ci siamo. È tutto a posto. Meno male. Di norma le cose esplodono poco prima della puntata, adesso esplodono durante la puntata, ci fa piacere. Allora, ragazzi, cominciamo con la parte interessante. Salutiamo Giulia Andaca dalla regia che ci supporta e ci supporta come al solito. Vi ricordiamo dove potete seguirci: www.livegp.it, il nostro sito madre, dove trovate anche tutti i nostri articoli. Trovate anche sulla pagina di Facebook livegp.it e sul gruppo di amici di LiveGP, dove potete insultare liberamente Matt Cantarini con il mio beneplacito. Dopodiché abbiamo ovviamente il canale di YouTube, dove se attivate la campanellina veniamo noi a rompervi le scatole. Senza che dobbiate venirci voi a cercare ogni volta andiamo in diretta. Abbiamo ovviamente il canale Instagram livegp.it. È successo qualcosa? Ok, si è risbloccato. E ovviamente Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Hai Ma sai sentito perché possono tutto? venire a insultare Metto che solo me ascolto. sul gruppo? È la parte più Alex, carina. ci sei? Alex? Mi è sparito Alex, Julian. E sì, Non. sto avendo qualche minuscolo problema di connessione, non so perché. Mi sentite? Vuoi provare a uscire e rientrare al solito? No? Chiamo Alex prima che dica cose brutte. Non mi sembra un buon inizio di puntata. Allora, Dovrebbe funzionare. È una possibilità. Alex, sei frizzato. Cioè, non so gli amici da Adesso? casa cosa vedono. Sei in silenzio, vai a No, scatti. niente. Arrivi È con bellissimo. l'audio Esco e il e rientro. video 2 ore dopo. Sei bruttissimo. Tra l'altro assomiglia a Matteo Salvini, che salutiamo. Vabbè, parto, vado avanti io. È appena finita, tanto che Alex torna tra di noi. È appena finita Eijkman, dove buonasera Giulio. Vediamo altri commenti. Sì, Alex lagga, ci siamo accorti. Cioè, ho due Alex, cosa è successo? Adesso ce n'è uno, questo potrebbe funzionare, non ne sono sicuro però. Ok, Sì, funzioni, vai. perfetto, meno male. Questa è la parte bella della diretta, quando ovviamente non funziona niente, e anche questo capita abbastanza spesso. Purtroppo, se avete la mia compagnia telefonica, che non dico perché altrimenti diventa pubblicità inversa e non mi piace fare il cattivo, quindi lo Stavo evitiamo. dicendo che possono insultare me sul gruppo semplicemente perché tu non scrivi e quindi non sei sul gruppo. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è che è molto più divertente insultare te che insultare me. Dai molti più spunti, insomma, è quella la parte più carina, capisci? Cioè, ti devo spiegare tutto, Matt, però. Va bene, smettiamola di, come al solito, di cazzeggiare all'inizio della puntata. E direi, Giulia, visto che ce l'abbiamo, di entrare subito col primo ospite. Ciao.
l'ho detto subito col primo ospite, Mark è rimasto un po' così, secondo me non era sicuro di essere. Buonasera Alex, buonasera Mattia. Sì, in buonasera. Effetti anche vedere il faccione in primo piano dà sempre un certo gusto. Allora, come state? Tutto bene? No, noi abbiamo quest'anno abbiamo fatto in modo di avere sigle personalizzate per tutti i nostri ospiti, anche solo per ringraziarli la pazienza di venire con noi e di far parte di questa puntata che come al solito sarà un po' divertente, un po' seria, però genericamente almeno è una roba divertente da fare il martedì sera. Tu come stai? Come è stato Hikma? Wow, è andata bene, bene, è stato un quello che reputiamo l'appuntamento d'autunno che più noi di Red apprezziamo, perché ci vede coinvolti totalmente, nel senso che per una settimana siamo lì. Red è l'agenzia che si occupa di produrre, faccio un po' di pubblicità invece tutt'altro che occulta io, no? Red si occupa di produrre tutti i contenuti, foto, video, comunicati stampa, tutto quello che vedete sia sul sito, sia sull'area press, quindi tutto il materiale scaricabile per i giornalisti che non possono venire a vedere l'edizione, 79esima edizione. Allora noi mettiamo a disposizione una squadra di cameraman, fotografi, montatori, copy, anche perché giustamente è un impegno che noi definiamo istituzionale di alto livello, siamo con il gruppo di ECMA ormai da 11 anni e ogni volta poter veramente setacciare. Ciao Giulio, grazie del saluto, buonasera a te, mi permetto di salutare direttamente anche io. Devi, ragazzi mi apprezzano. Mi fa piacere, grazie, e devo dire che poter veramente rastrellare col pettinino stretto da pidocchi tutti i padiglioni dal primo all'ultimo per raccontare tutto quello che succede, e quest'anno ancora di più ci sono stati, sappiamo tutti che sono delle assenze illustri, ma ci sono delle novità, se volete poi entriamo nel merito delle scelte di alcuni, scelte degli altri, però è stata una bella edizione, ha numeri importanti, pubblico importante, i dati dicono che c'è una crescita di oltre il 30%, quindi siamo di nuovo prossimi quasi al 500.000 vero di utenti, che di partecipanti, di ospiti, pubblico che presenzia. C'è un interessante cambio, ve lo dico perché mi sono letto anche io oggi il comunicato, non ho avuto ancora tempo, e dice c'è un cambio interessante che di percezione, bonsoir à vous, parlo anche francese, di percezione dell'utilizzo degli strumenti digitali, quindi tantissimi adesso comprano direttamente il biglietto online e poi arrivano lì, anche per saltare un po' la coda, che vi garantisco che soprattutto giovedì, ma anche venerdì, ma anche sabato era decisamente grande, lunga in tutti i punti di accesso. Quindi segnale positivo, e aggiungo anche, grazie al cielo, tantissimi ragazzi giovani, cioè voglia di ritornare in moto, e che significa che se io per primo parlo da papà, che in questo momento ho mio figlio accanto che si sta destreggiando con i device digitali dal lato dei suoi 11 anni, riportiamo i piccoli pian piano ad avvicinarli alle moto, probabilmente fra un po' avremo una nuova generazione di motociclisti che non siamo soltanto noi vecchi, e ormai prossimo ai 50 anni, che abbiamo voglia di andare in moto. Quindi forse qualcosa di buono stiamo facendo. Ecco, questa è la piccola grande premessa che ho fatto, scusate. No, a me piace tanto, nel senso che noi ci siamo stati, ora ti passo la palla, noi eravamo lì il mercoledì, sono sempre un pochino contrariato dalla quantità di gente che fanno entrare il mercoledì, noi per fare un video a una moto ci abbiamo messo una settimana, potrebbero insomma ampliare un pochino di più magari a lunedì le giornate operatore, solo press, in modo da far fare a noi il nostro lavoro senza dover porarci poi dopo tanta gente che era ovviamente lì, si era fatto magari attraversata venendo da Roma, come da Napoli, come dal nord, dalle altre parti anche del nord Italia. Comunque è sempre una cosa abbastanza faticosa, insomma è una prova fisica prima ancora che motociclistica. Sì. 18.000 passi all'interno del salone solo nel mercoledì, però diciamo che sarebbe il caso di gestire un pochino meglio quella parte lì degli ingressi che ancora viene un pochino bistrattata forse, perché poi mi rendo conto che non dividere press e operatori vuol dire che i vari concessionari, che giustamente magari hanno sponsor, hanno clienti affezionati, gente che ti lascia i soldi, danno giustamente il biglietto, però potrebbe essere una cosa fatta in un momento separato, insomma, no? Sì, il martedì in realtà è l'unica vera giornata press, il mercoledì già vengono aperte, lo diciamo affettuosamente, le gabbie, insomma non entra soltanto dealer e operatori del settore, inevitabilmente si trascinano un sacco di altre persone. Sì, servirebbero due giornate piene per poter lavorare in comodità, condivido. Sai, poi le logiche del mercato, i costi di occupazione, diciamo, potremmo entrare anche qui nel deep problem in profondità. Immagino che però la siate un po' goduta anche voi, già mercoledì, anche se c'era un sacco di gente, avrete avuto modo di vedere cosa si è mosso perlomeno, in linea di massima.
No, poi siamo stati fortunati, abbiamo beccato sia Pecco che Enea ovviamente in giro per il salone, erano tutte e due lì, senza essersi goduti in realtà poi neanche tantissimo ancora la pausa e poco tempo, soprattutto Pecco che deve un attimino, come dire, assimilare, no? Decantare, decantare. Deve digerirlo un pochino Porco questo, cioè, cane. è comunque pesante, in bene, ma è comunque pesante, deve scendere un pochino con calma, però vabbè. Matt, che cosa stavi dicendo? No, stavo dicendo sull'affluenza dei giovani, tanti, sì, l'ho notata anch'io quando sono ritornato poi domenica a fare un po' di pubbliche relazioni che non ero riuscito a fare mercoledì. Solo perché ti ho portato un pochino in giro prendendoti per la camicia, tu però non devi per forza stare lì appunto a polemizzare, a fare, mamma Con te mia, polemizzo sempre, Alex. giusto. E no, ho notato anch'io tantissimi giovani, tantissimi under 30, mi viene da dire, un po' meno la fascia, quella mi metto dentro io, tra i 25, cioè tra i 30 e i 30, 40. Chi è mancato, secondo me, tanto, e secondo me questo è dovuto a, poi ne parleremo, le assenze, la fascia sopra i 50. Cioè, a me di gente sopra i 50-55 anni è sembrata essercene veramente poca. E l'assenza di, penso soprattutto a BMW e Harley Davidson, insomma, secondo me quella ha inciso notevolmente su quella fascia di pubblico assente. Non so se tu, Marco, hai avuto la stessa sensazione. Ma oddio, sulla fascia d'età non mi sento di esprimermi perché ho visto un po' di tutto in realtà, avendo un po' gravitato veramente dal lunedì quando ancora stavano martellando gli stand alla domenica quando li stavano demolendo, cioè ho visto veramente di tutto. Le due assenze che tu nomini, sì, sono due assenze note. Nel primo caso BMW ha fatto una scelta radicale, ma non è rivolta a EICMA. Dalla loro dichiarazione, ma è rivolta a tutti i concetti tradizionali di esposizione, cioè loro non partecipano più. Anche quest'anno a Colonia, nel caso ci fosse stata una presenza BMW, sarebbe stata proprio della branch nazionale, cioè la Germania, nello specifico, non come casa madre, avrebbe messo a disposizione del budget per poter partecipare e costruire lo stand. E la stessa cosa è stata proposta all'Italia, nel senso, hanno detto, cara BMW Italia, se tu vuoi partecipare, ci metti il tuo budget e ti fai il tuo stand. Non gliel'hanno proibito, però è una logica che è partita dall'alto, che inevitabilmente in cascata ha preso tutte le varie filiali e anche in un'economia di scala, capisco anche che investire cifre importanti perché comunque EICMA è un progetto che nella sua interezza in quella settimana vale tanto economicamente, diverse centinaia di migliaia di euro, qualche azienda abbia rinunciato scegliendo anche degli altri canali per comunicare o andare ad acchiappare potenziali clienti. Harley Davidson secondo me in questo momento è assente per una logica puramente di prodotto, non sta lanciando prodotti interessanti, è molto forte sulle classic, sulle touring, però evidentemente tutto quello che era il progetto Live Wire con l'elettronica, con la moto completamente elettrica e tutti i nuovi progetti con il nuovo motore, quello di Pan America che doveva poi prendere forma anche sulla Naked, non è arrivata per tempo, probabilmente c'è stata una scelta di conservativa. Ma, sparo una serie di ma perché sono convinto che potenzialmente magari l'anno prossimo potremo rivedere qualcosa. Allo stesso tempo c'erano altre assenze illustri, quindi il gruppo KTM, sappiamo benissimo che non c'erano anche loro, ma loro l'anno prossimo tornano, salvo poi cambiamenti all'ultimo minuto, anche perché li abbiamo visti in giro, c'erano, hanno voluto annusare, ma anche quelli di Harley Davidson, cioè diciamo, da Oxford sono scesi apposta insieme agli italiani per venire a vedere cosa stesse succedendo all'interno di EICMA e sono rimasti stupiti. Cioè, l'adesione del pubblico è stato un elemento che sicuramente ha un po' fatto leva, un po' il grimaldello su quello che era l'attuale percezione e secondo me sono dovuti ricredere. KTM idem, quindi l'anno prossimo troveremo KTM, GasGas su Husqvarna, tornerà MV Agusta, che MV Agusta in questo momento sta facendo un passo evolutivo. Mi sembra di rivedere sempre una storia già vista anni fa e tutto quanto, però questa volta attenzione che Pirer e KTM non si fa infinocchiare, cioè se entrano loro sono veramente austriaci, entrano come dei Panzer a gamba tesa e faranno un grosso lavoro e se la prenderanno integralmente, non si fanno prendere per i fondelli. Quindi prepariamoci a Però questa rivedere. cosa qua l'avevamo detta anche con Harley Davidson illo tempore, Marco. A me un pochino, cioè, mo, lasciamo Era stare la diversa la storia, sì, era diversa la storia. però lasciando stare, magari entriamo un attimo pure in questo di discorso, perché MV non c'era, ha fatto un fuorisalone al concessionario di Milano, dove peraltro ha fatto vedere la super veloce 1000, che per quanto mi riguarda avrebbe vinto A,
il titolo di più bella del salone, B, il titolo di moto più guardata, C, il titolo di pornografia sempre del salone, passando sopra tutte le ombrelline. Quindi mi domando, sì, però c'è un tema, Alex, ne vedi una e non la compra nessuno, perché poi non esiste, quindi c'è, allora, tutta la buona problema, volontà. Forse, il problema è che la produzione non, è, non va appresso agli ingegneri. Il design va un po' quindi, oltre. Quindi però... non moto dell'anno, moto da sogno. Te la sogni. Ma... però te la sogni. Se te la sogni, è il concetto delle Harley homemade. Cioè, la fai tua e te quella lì e basta. Esatto. Sì, sì, come... sì. È proprio One Piece. Però sul tema MV Agusta mi preme, ovviamente da possessore di MV Agusta, mi preme un pochino tutto il discorso, proprio perché sono principalmente preoccupato dalla situazione, perché è vero, allora, che Pete Bearer acquisti che MV Agusta, però solo per il 25%, ma 39% che è salita la percentuale. Sì, 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 c'è stata una riqualificazione del budget, 31-39 sì, sì, molto di più. Ma immagino che arriveremo a una totalità, insomma, no? A un certo punto della storia prossima. E quello che mi preoccupa è che Pete ha sotto di sé svariati marchi che ormai sono essenzialmente la fotocopia l'uno dell'altro, provengono tutti dalla stessa fabbrica, e non vorrei onestamente che MV Agusta, con la sua storia, diciamo, vagamente maggiore rispetto a, con tutto rispetto per Husqvarna e GasGas, però insomma, diciamo che c'è qualcosina in più in MV Agusta, mi dispiacerebbe vedere un'altra copia di KTM prodotta a Parigi. Mi è chiaro quello che stai dicendo, io credo e penso di... non ho la presunzione di dire ho ragione, di pensare che loro, a differenza dei tre marchi molto più orientati al maxi enduro, le super naked, così, lì vogliono creare una sorta di boutique del tailor made, cioè una boutique del fatta a mano, attingendo anche da dell'esperienza che hanno comunque nelle competizioni, perché il tre cilindri della F3 usato nella Super Sport è un pezzo d'artiglieria pesante. Loro hanno il 4 in linea, mi riferisco sempre ad MV, cosa che invece a loro manca, quindi si inserirebbe un'architettura a 4 cilindri che potenzialmente va a coprire una zona dove in questo momento sono scarichi, anche in previsione di quello che potrebbe essere un rientro ufficiale in Superbike. È ovvio, adesso qui le sto buttando tutte sul piatto, non sto dicendo che sia possibile che ciò accada, però... abbandonare o mettere in pensione una conoscenza tecnica così specifica su quei motori, su quei regimi di rotazione, anche se loro fanno il V4 per la MotoGP, gli permetterebbe di entrare un po' più dritti in ambiti dove fino adesso gli manca ancora un pezzo, perché non hanno più la supersportiva, per esempio, le meravigliose loro supersportive. Oltretutto, probabilmente con i fornitori che ha KTM, e questa potrebbe essere un'altra diciamo parentesi o scenario interessante da considerare, i fornitori KTM primo, e poi qualità dei materiali, cosa che in questo momento MV continua a non avere, quindi l'iniezione di tecnologia e di materie prime di alto livello potrebbe rendere anche ancor più affidabile sul campo di gara moto che in questo momento notoriamente sono bellissime, però in passato, anche nel passato più recente, hanno avuto qualche problemuccio. Ho avuto Dici che non ha problemi la tua MV. Ah, io posso dire una cosa? Sono l'unico... Scusate il gesto plateale, ma meglio andare a prevenire, meglio che curare. Per il momento io problemi motore non ne ho avuti. Ma vi dirò di più, che io con la mia brutale 910 ci sono arrivato e tornato di Mola, con la moto ha fatto 55.000 km, ho avuto un problema a una bobina. Ho avuto più problemi con Triumph e con Honda, onestamente. Posso dirlo senza... cioè, dall'alto del chilometraggio percorso con tutte queste moto qua e sempre acquistate, insomma, le persone fidate, posso dire che sono stato fortunato io, perché se vai sui forum è un campo di battaglia. Io, a me che... e quindi per il momento va bene. Siccome ci sono rimasti solo 10 minuti, ne faccio una io, poi una Matt e poi leggiamo quelle di Giulietto, che ne ha fatte addirittura due. No, Giulio, sai che il gesto scaramantico con MV soprattutto è sempre meglio portarselo avanti, mettiamola così. Io ti volevo domandare di Honda, Marco, perché onestamente Honda ha fatto, secondo me, una sciocchezza a prendere la prima Hornet gialla che hanno prodotto e metterci la Hornet che hanno fatto adesso, perché la nonna era chiaramente una sventola molto migliore di quanto non fosse la nipote, in tutta onestà, sia a livello prestazionale sia anche proprio come qualità costruttiva.
nel senso, cioè la prima Hornet prodotta in tardo 90 era pezzo di ferro, nel senso che era proprio tutto ferro, si vedeva tanto ferro, e questa sembra un NC un po' sistemata meglio, insomma, no? La presentazione di quella Hornet lì, cioè l'attuale, effettivamente ha un po' destabilizzato gli appassionati del Calabrone. Allora, qui entriamo in un tema molto più ampio, che secondo me in questo momento, ed è una considerazione che è emersa con il direttore di Red, Stefano Cordara, mio socio, che salutiamo tanto, ciao Stefano, durante la nostra camminata, come hai fatto tu Matt, a fine domenica, abbiamo fatto anche noi, e sostanzialmente cosa emerge? Che in questo momento c'è una fortissima polarizzazione di due grandi aree, cioè da una parte gli europei, cito Triumph con grande piacere per come continuano arrivo poi al punto rapidamente, Triumph e Ducati per l'altissima qualità costruttiva, dall'altra parte il grande polo che è quello dei cinesi, che stanno arrivando veramente come uno tsunami con idee, proposte, motorizzazioni, varietà di gamma. Se vi ricordate com'erano gli stand dei cinesi solo 3 anni fa, che erano grossi come tutta casa mia, quindi piccola, e cosa sono oggi? In mezzo c'è questa realtà dalla quale escluderei Kawasaki, perché ha dato dimostrazione invece di pensare al futuro con nuove proposte di motorizzazioni ibride, progetti sull'idrogeno. Quindi nel centro di questi due grossi poli ci sono i giapponesi, e Honda sta dimostrando che o si danno una svegliata rivoluzionando seriamente un po' tutta la gamma del loro moto, o rischieranno di essere fagocitati, perché il concetto di costo ridotto a favore di una buona tecnologia rischia di venir meno nel momento in cui i cinesi avranno capito tutto, e sono molto vicini al capirlo, cioè come si fanno bene le moto, che si fanno di qualità magari leggere, perché gli manca solo quello. Sì. Questa Hornet, il pubblico, lo capisco, si aspettavano moto più di carattere, non si aspettava una bicilindrica parallela, costruire un motore bicilindrico parallelo costa meno che un 4 cilindri, cioè nello grande schema industriale di un'azienda come quella capisco il punto di vista, ma è molto molto delicato. Resta il fatto che settimana prossima andiamo a provarla, quindi siamo curiosi anche di capire come questa ricerca di riduzione di peso, volume, perché poi mi sono anche seduto sopra e tutto sommato a livello di proporzioni non mi sembra sbagliata, non è più la 4 no. cilindri, non è ma più. Poi, insomma, ci attendevamo qualcosa che fosse l'erede sia della Hornet e magari anche del CBR con un'economia scalare. Vero. Anche che poteva fare un 7,50 che potevamo rivedere magari nel Mondiale Supersport, adesso che c'è l'apertura, sarebbe il primo 7,5, sarebbe stato, e quello che speravamo noi, il primo 7,5, 4 in linea a calcare il Mondiale Supersport nuovo. Al momento non si vede proprio nessuna possibilità, e voglio dire, cioè, sai qual è il problema? La categoria delle super sport è una categoria destinata anche quella purtroppo a morire, perché i numeri sono bassissimi, e oggi realizzare un motore Euro 5 4 cilindri di 600 o 7,5 in questo caso centimetri cubi, che sulla carta rispecchi e rispetti le normative e abbia prestazioni di un certo tipo, c'è una sorta di conflitto prestazional tecnologico da dover risolvere. Ma fai come, quindi... Triumph, no? Cioè Triumph ci fa con quel motore 765, ci fa la Tripol, tutta la gamma fino alla RS, con la RS ci ha tirato fuori 140 cavalli, ci ha montato le carene, perché ricordiamo a tutti che quello che corre nel Mondiale su Sport è una Street Tripol RS con le carene montate sopra, c'è cioè un kit racing, non è una naked sotto quella moto là, quindi a fare si può fare. Che Honda non gli è andato. Non c'è voglia, no, non c'è voglia, no, è evidente, ma è, sì, lo capiamo anche nel reparto racing, è questa cosa che non hanno voglia, ma cioè, non gli va. Mondiale Superbike, ragazzi, cioè, è così, così lo La cosa che mi ha fatto più fastidio della Hornet è che il 4 cilindri 6,5 già ce l'hanno sulla CB650. Non ci fai niente con quel motore, perché non sarà mai prestazionale, nel senso quel motore è datato, realizzato, rivisto, riminestrato, basta, è finito. Però io sai, il sound del 4 cilindri è comunque diverso da quello del bicilindrico. Avrebbe ma avuto certo, ma è sbagliato il nome di quella moto, vada bene, quella moto può avere molta intelligenza e può essere anche fatta bene, me la chiami Hornet, io vengo a protestarti sotto al reparto corse, perché mire, perché io la Hornet ce l'ho avuto e mi dà fastidio, ma proprio dentro intrinsecamente. Poi normalmente sui giapponesi questi discorsi non si fanno, la Hornet non me la tocca nessuno. Dunque vai Matt Cantarini, che poi dobbiamo andare con quelli di Giulietto. Io vado, abbiamo parlato del giapponese, passo alle Ducati, cioè Ducati all'italiana, in realtà Ducati e Aprilia, che in realtà purtroppo
dalla pandemia in poi abbiamo imparato a vedere scaglionate le presentazioni online e poi dopo. E siccome un po' questa fiera è mancato quello, la vera novità vista al salone, perché la maggior parte delle moto, soprattutto quelle europee e giapponesi, le avevamo già viste online e poi in fiera ce le siamo ritrovate. Ducati l'ha presentata nelle ultime 5-6 settimane a Scaglioni di venerdì. Honda aveva presentato la Hornet, forse è stata la Transalp l'unica Sì, moto la presentata da Honda a Transalp è Scaglioni, l'unica, sì. ma poi non ti ci fanno nemmeno salire, voglio dire. Perché non è ancora finita, ancora quella vera, vera, Ho vera, vera, vera. capito, però Manca ancora senti, qualche pezzetto. Bravo Peccioli, d'accordo con Peccioli, è mancata un po' la moto da sogno in questo EICMA, quella da posta in cameretta. Qualcuno potrebbe dire Beh, che il Diavel potrebbe si è vinto la rientrarci, ma Diavel Q4, no. la moto più bella del salone, insomma, qualcosa. Bella, Qualcuno ha perché è vinto bella, forse ma anche non era Marco. quale, Bossi. scusate, non ho capito, la più bella Diavel sempre Marco? Q4. Secondo me sì, più che altro per l'arroganza, cioè hanno voluto proprio Sì, ma no, strafare, anche la era sua oltre, predecessora aveva vinto il moto del salone, non mi sbaglio, quando avevano presentato la prima Diavel. La Sì, V2, può sì. essere. Sì, Sì. assolutamente, La assolutamente. Dato che ci prima, siamo quella buttati a della Carbon, vincere da sì. un concorso dove c'è molta varietà di vincitori. E no, quello secondo me è mancato anche, soprattutto nelle italiane, nelle europee, questo averle presentate tutte prima, ti è mancato l'effetto wow del salone, per come l'ho vissuto io. Anche qui effettivamente capisco il punto di vista dei produttori che vogliono arrivare, che è un po' l'approccio che hanno sempre avuto quelli dell'auto in realtà, portare al salone a toccare finalmente con mano cose già viste, quindi che vanno quasi più mirate. Sta cambiando il mondo della comunicazione, lo vediamo quotidianamente, sta cambiando l'approccio. Non sta venendo meno la passione. So che è una parola strabusata e vi garantisco che comunque alla sera alle 8:30, quando facevamo l'ultimo giro, c'erano. No, no, scusate, non alle 8:30, è una sciocchezza. Alle 6:30, quando ormai c'era la chiusura del salone, la gente faticava ad andare via, aveva ancora voglia di star lì. Alcuni addirittura mi ricordo davanti alla moto di Pecco o il sabato sera, senza l'aletta di destra, erano ancora lì a bramare il dettaglio con la carena scheggiata che si vedeva al carbonio sotto. Quindi sta un po' cambiando. Secondo me non ci dobbiamo troppo fossilizzare sugli schemi che abbiamo vissuto fino ad oggi. Anzi, dobbiamo prendere spunto da questo nuovo modo di raccontare le moto, soprattutto perché poi finalmente adesso le moto si possono provare davvero. Cioè, i demo ride che fino a 10 anni fa non esistevano, adesso ci sono. Quindi adesso tu hai la possibilità di vederla al salone, andarla a provare in concessionario, guidarla, cosa che prima non potevi fare. Sta cambiando il modo di affrontare il prodotto, cioè dobbiamo pensarla in questo modo. Per me la moto più figa del salone, sì, è la Diavel, ma per l'arroganza del prodotto, perché io sono appassionato di naked, enduro, cross, fuoristrada, tutto, però da sempre legato al mondo delle naked, per me la moto veramente top era la Street Fighter, solo che l'ho guardata, la V2, la SP2 è diventata addirittura barocca, c'è cioè un eccesso, è diventata Non è troppi più spigoli, troppi. una naked, cioè Esatto. alla naked non devono esserci queste coperture. Per dire, a me quella che piace di più tra i naked, la Moto 2, la Street Rival RS Bellissima, bellissima, sì, semi-manubrio, assolutamente. col semi-manubrio, una roba pazza. Quello della naked Non deve c'ho meno essere di quello. tuonarla e metterglielo io. No, questa è una cosa Esatto. importante. Al volo che poi abbiamo un Sì, altro ospite, quindi certo. al volo, cioè Giulietto Carta, la prima abbiamo risposto Giulietto, la seconda domanda per Marco, quanto sarà importante e se lo sarà la doppia vittoria del Mondiale per la Ducati anche a livello estero? Allora, Ducati ambisce ovviamente ai nuovi mercati. Intanto confermarsi bene negli Stati Uniti a livello di prodotto, Vende e non è bene. un caso anche che abbiano presentato la Diavel V4, ragazzi, quindi è inevitabile, anche perché quella piattaforma c'è, va sfruttata e È funziona. un'americanata, come si È dice. una bella americanata. Dal punto di vista del mercato, nell'estremo oriente funzionerà tantissimo a livello di comunicazione. Poi loro le moto grosse, grosse, grosse che noi vediamo qua in Europa o in Sud America sono difficili da utilizzare perché ci sono patenti un po' più complicate e tutto quanto. Beh, sicuramente una bella spinta. In questo momento Ducati ha fatto dei numeri di vendita a prescindere dai due risultati ottimi. Ricordiamoci che però le supersportive che si vendono sono poche, quindi la vittoria della Panigale nel mondiale Superbike di fatto non credo che
cioè non è che raddoppierà tutt'altro, però dimostra finalmente che hanno fatto, questa è la perfect season, no? La triple crown nella MotoGP, vittoria in Superbike allo stesso modo, insomma, anche tanti anni di sacrificio. Io vi dico la verità, sono contento perché se lo meritano, per le persone che ci lavorano dentro, per tutto quello che accade normalmente quando uno assiste un po' alle gare da MotoGP. Se vedete uno passare che non vuole farsi vedere, mio figlio che fa il passo di Jaguar, che fa a dormire, salvate il soldato Ryan, in particolare, beccato, che però con piacere è venuto in ECMA 3 volte, sono riuscito a portarlo 3 volte, quindi gli piace l'idea di vedere le moto saltarci sopra, quindi secondo me sì, ma fino a un certo punto, però insomma vedremo. Aggiungo un'ultimissima cosa, che quest'anno è stato un anno straordinario per i produttori italiani, mi riferisco anche al gruppo Piaggio, perché tra le Vespa, la Guzzi V7, che è sostanzialmente quella moto lì da non so quanti anni, e tutta la gamma dell'Aprile, hanno fatto dei numeri che non vengono comunicati, ma stanno andando molto molto forte, quindi bravi anche gli italiani in generale. Poi sugli italiani possiamo fare un'altra puntata se avete voglia, penso che la faremo, sì, abbiamo l'inverno, ecco, ha voglia a fare puntare, insomma, va bene, lui è sempre, però stavolta ha fatto il passo il passo gigante. Va bene Marco, grazie per essere stato con noi, riprenderemo questo discorso in un'altra puntata dove amplieremo solo la parte italiana, poi ne facciamo un'altra con i giapponesi e un'altra con gli inglesi, così abbiamo proprio puntate per quest'inverno meta, ero preoccupato, ne abbiamo senza problemi. Grazie Marco, grazie dell'ospitalità, buon proseguimento, grazie. E se c'è Lucio sotto, salutatemelo tanto, che lui è uno figo ed era uno di quelli che mi raccontava i segreti di Honda quando ma infatti noi lo prendiamo per quello, ma già mi ha ammazzato per messaggio, ho detto questo non te lo posso dire, questo non te lo posso dire. Esattamente, dove andare così, e vabbè, ci ho provato. Grazie Marco, a presto, ciao ragazzi, grazie a voi, ciao. Giulia, palleggio diretto, non facciamo aspettare Lucio. Sai qual è la cosa più bella, Lucio? Che io ho visto la tua foto adesso della copertina, vedo te adesso e non riesco a capire se quella foto è di 10 anni fa o è dell'altro ieri. Tu non invecchi mai! Cioè c'è una tua foto quando correvi che avevi una faccia, poi sei diventato di manager 2 anni dopo e da allora hai sempre quella faccia là, non è cambiato. Lucio Cecchinello, ciao Lucio! Ciao, perché mi vedete in bassa risoluzione? È quello, è 4:20 che fai miracoli. Giulia, mi abbassi la risoluzione pure a me, per favore, magari funziona. Non farmi morire, Alex, per piacere. Scusami, lo sai che io sono uno di quelli simpatici, una roba pazzesca. Allora, Lucio, io la prima cosa di cui voglio parlare, sai qual è? Ho visto il video di Alex Marquez che scoppiava in lacrime nel box. E posso dire che ci sono rimasto, perché fino a un minuto prima Alex Marquez è un pilota, il fratello di Marc Marquez, campione della Moto2 e tutto quanto. Poi vedi quel video e ti rendi conto che all'effettivo sono dei ragazzini che corrono. Cioè, Alex ci avrà, penso, almeno 10 anni meno di me, forse qualcosina in più, no? No, ma no, non sei, ti giuro, ci sono rimasto, l'ho rivisto quel video, perché ci sono rimasto, capito? Poi... neanche a dire che era con te da 10 anni, allora dici vabbè, si affeziona e tutto quanto, basta poco. Com'è? Che sensazione è stata? Guarda, io credo che ci sono forse due cose che gli sono state per la testa. La prima, probabilmente anche un po' il dispiacere di non essere riuscito a completare l'obiettivo che insieme ci eravamo preposti, ovvero che erano 4 anni di lavoro e chiaramente di poter salire sul podio, poter come lui ha fatto all'anno del suo debutto. Quindi questo è un elemento. E poi l'altra cosa probabilmente è perché tutto sommato in fondo nella squadra si è trovato bene e quindi lasciare la squadra in un momento così anche un po' di difficoltà reciproca le è costato e quindi è scoppiato un po' in lacrime perché le dispiaceva lasciare la squadra. Forse questo. Onestamente non gliel'ho chiesto perché ti sei emozionato, perché hai pianto. È stato probabilmente uno sfogo così ed è stato bellissimo vederlo. E ti dico la verità, ci siamo anche rimasti. Alcuni dei miei collaboratori sono rimasti perché non conoscevano questo lato così dolce di Alex, che io onestamente avevo captato, sapevo che c'era,
ma non sempre chiaramente tutti quanti lo potevano percepire perché non avevano lo stesso rapporto e non vivevano Alex così da vicino come l'ho vissuto io. Sì, perché poi lui, cioè Mark, che è un pochino più basso, ha anche dei tratti un pochino più arcigni, nel senso un po' più spigoloso e tutto quanto. Alex c'ha pure il faccino un pochino più fanciullesco rispetto a Mark. Mark è invecchiato tutto insieme. Mark ha 30 anni da quando ne ha 18, probabilmente. Alex non avrà 30 anni nemmeno quando avrà 30 anni, probabilmente. Quindi un pochino la dà quella sensazione, però veramente, cioè, è stata. Poi non è che è passato tanto, non è che dice vabbè, ha provato a trattenersi, no, si è seduto e si è proprio messo a lacrimare. Una scena bellissima, ad essere sincero, mi sono rimasto, ma un po' Tra commosso. l'altro, dopo aver fatto una gara come quella di Valencia, dove non ha ottenuto nessun risultato di rilievo, è arrivato e comunque ha festeggiato, no? Ha festeggiato a suo modo, facendo un burnout davanti al box. Noi gli abbiamo dato il ringraziamento nella lavagna di 2 anni straordinari passati insieme. Dico straordinari, purtroppo non per i risultati, ma proprio per l'umanità che lui ha portato dentro il box, il grande impegno, la grande professionalità che lui ha sempre mostrato e sempre portato avanti con noi. Devo dire, credetemi, si è impegnato tanto, ha lavorato tanto, sia fuori pista che in pista. Purtroppo i risultati non sono venuti, e questo probabilmente gli è dispiaciuto. Però adesso ha voltato pagina e l'ho sentito proprio l'altro ieri. Era sereno, era già proiettato al 2023. Beh, sicuramente poi sale su una moto nettamente più facile rispetto alla Honda. Adesso io ho promesso a Matt Cantarini che non avrei fatto domande sul lato tecnico perché se no lui ha detto mi viene a picchiare direttamente a casa. Quindi io ti faccio una domanda prendendola un pochino più alla larga, no? L'altro giorno stavamo parlando fra colleghi, ho scritto un articolo in cui mi sono reso conto che penso probabilmente il primo anno della storia in cui Honda non ha mai vinto 2020. niente. 2020, però il 2020 io lo consiglio sempre con l'asterisco perché Mark non c'è stato cioè il pilota di punta di Honda non c'è stato per tot tempo. Quest'anno Mark c'era e ha totalizzato un altro schema che mi ha fatto vedere Matt Cantarini, ha totalizzato 18 cadute, no, 12 cadute. Aspetta, com'era? 12 cadute su 18 gran, no, erano 12 gran premi, 18 cadute. Comunque un 18 numero è cadute in molto 12 elevato. gare. Quanto? 18 cadute in 12 gare. 18 cadute in 12 gare. Adesso quello che ho pensato più che altro è non sembrava così a inizio anno perché la prestazione di Paul Espargaró a inizio anno aveva fatto molto ben sperare. Paul comunque è sempre stato un pochino in difficoltà con la Honda, eppure in Qatar era andato bene, no? Che cos'è che è andato perduto? Cioè la situazione è peggiorata durante l'anno? Guarda, a mio avviso abbiamo avuto i test invernali dove Paul è andato particolarmente bene in Indonesia, dove l'asfalto era in condizioni pessime. E lì devo dire che chi era riuscito a prendersi un po' più di rischi o chi aveva un po' più di feeling con la moto che scivolava, perché l'asfalto era molto oleoso ed era anche in condizioni che si stava staccando Sfaldando lo proprio sfalcio. la superficie, no? Dei sassolini che compongono l'asfalto, quindi si stavano creando Si è tolto il Giappone, in Asia non hanno neanche una vaga idea di come si faccia un asfalto. Giusto Motegi è fatto bene. Devo dire che non hanno fatto un bel lavoro, e complice il fatto che l'hanno fatto all'ultimo momento, e complice il fatto del grande caldo che c'è lì e che non lascia asciugare Bitume. tutti i componenti del bitume. E quindi devo dire che lì Paul era riuscito a fare un buon crono. E poi dopo in Qatar, anche lì il Qatar. Abbiamo visto che è una pista abbastanza tipica perché è velocissima, e talvolta chi va forte in Qatar non è detto che vada forte tutta la stagione. Io mi ricordo in passato, con Bradel, abbiamo debuttato in Qatar in MotoGP, nel 2012, abbiamo fatto i primi giri in
nella gara in testa, e cosa che non è più successa in tutto l'anno. Mi ricordo Toseland aveva debuttato in MotoGP con la Yamaha del team Tech 3A e fece, sfiorò il podio, fece un quarto posto, sfiorò il podio e poi non combinò niente tutto il resto dell'anno. Zarco anche. Zarco anche al suo debutto, devo dire che è la stessa cosa che è successa a Paul Espargaró. Ha fatto un podio importante in Qatar e poi dopo effettivamente si è perso. Io credo che probabilmente anche noi probabilmente siamo andati un po' fuori strada con alcune regolazioni della moto, magari non so esattamente cosa sia successo, però a parte il Qatar effettivamente non siamo più riusciti a fare delle belle gare. Mark ovviamente ci mette una pezza di suo, perché Mark c'ha mezzo secondo in più lui di guida. Però per dire, anche Nakagami lo abbiamo visto qualche volta competitivo, almeno in qualifica, tipo l'anno scorso, si è visto comunque che Taka in qualche modo la sua prestazione da top 5, top 7 la tirava fuori. Invece quest'anno è stata proprio una difficoltà continua, ma ripeto, da parte di tutto il comparto Honda. E immagino che se HRC ha mezzi relativamente parlando illimitati, per un team comunque privato in generale non è che si può contare sullo stesso reparto corse che c'è HRC, quindi diventa ancora più complicato. Quindi sempre che non riesca a capire come possa essere peggiorata tanto la Honda fra il 2020 e il 2021 e il 2022, nel senso, è stata comunque una parabola discendente, ma è davvero colpa dell'assenza di Mark? Io credo che sono successe due cose contemporaneamente. La prima, quando Mark si è fatto male ad inizio 2020, che ricordiamo per via della pandemia il campionato è iniziato a luglio, ci siamo ritrovati con Mark infortunato, ma che veniva da una gara dove stava schiacciando e demolendo tutti gli avversari. Quindi Honda cosa ha fatto? Da quel momento ha detto: ok, questa è la situazione, io adesso aspetto che, prima di andare a mettere le mani alla moto, aspetto che Mark rientri. In più non nascondiamoci, c'era una pandemia in corso con dei grossi punti interrogativi su quello che un po' era l'evoluzione del campionato, piuttosto che anche proprio il business delle aziende, no? Perché tutti quanti chiudevano. Quindi Honda credo che abbia deciso di sospendere quello che erano le attività di sviluppo, aspettando Mark, invece il quale purtroppo ha avuto delle complicazioni che conosciamo e che ha continuato a tardare il suo rientro. Nel corso del... quindi ci siamo ritrovati con la moto 2021 che era praticamente la stessa del 2020, mentre gli altri avevano fatto uno step in avanti. Poi dopo ci siamo ritrovati a fine 2021 che HRC ha deciso di fare un progetto, una moto completamente nuova, dove il concetto era quello di creare una moto più guidabile per tutti, perché quello era l'obiettivo e quello era stata la richiesta da parte di tanti piloti Honda che venivano, che correvano in Honda e che dicevano: guarda che così non riusciamo a guidarla. E devo dire che abbiamo ottenuto il risultato negativo, che a Mark non gli è piaciuta questa moto perché non riusciva più a sfruttare il suo grosso potenziale di guida. E gli altri non sono riusciti ad andarci forte, non è cambiato niente, è peggiorata la situazione. E poi dopo invece, dall'altra parte, essendo un progetto completamente nuovo, ci siamo ritrovati noi, con i piloti più normali, più umani, ad essere in difficoltà. Perché? Perché la moto era migliorata sì nella parte della trazione posteriore, che era la cosa che chiedevamo a più ad alta voce, che chiedevano tutti i piloti Honda, marca a parte, più ad alta voce,
ma che purtroppo non era poi dopo più maneggevole, più guidabile come la moto dell'edizione del 2020, con la quale Mark demoliva tutti gli avversari. Per dirvela in maniera molto rapida, cosa è successo? Che, se vi ricordate, Honda è sempre stata quella che nel 2017, 2018, 2016, 2019 ha sempre usato in gara. I piloti Honda tendenzialmente usavano sempre in gara un pneumatico davanti più duro. Questo perché? Perché noi avevamo una moto molto sbilanciata con il peso sull'anteriore. Cosa succedeva? Cosa succede in una moto? In una moto più peso sull'anteriore li metti e più la moto è maneggevole, più la moto è facile da guidare, più la moto gira dentro le curve e più anche puoi staccare sotto. E Mark con quella moto precedente faceva delle gran staccate sotto. Perché? Perché riusciva a fermare la moto, perché hai più controllo del peso sull'anteriore. Come tu fermi la moto? La moto la fermi all'85% con il freno che ha la forza frenante dell'anteriore. Quindi più peso è sull'anteriore e più riesci a fermare la moto, perché ritardi anche l'effetto locking del pneumatico anteriore. Però avendo tutto il peso sull'anteriore hai la mancanza di grip sul posteriore. Mark con il suo stile quando esci dalla curva non riesci a scaricare a terra i cavalli, tranne Mark che faceva della roba che non era umana e quindi non ha una motivazione dietro quella di Mark, la fa lui, ma la fa solo lui. Mark ha uno stile di guida che lui fa scivolare la moto e poi appena che sente che scivola lui la raddrizza, probabilmente spinge sulle pedane, spinge sulle pedane perché vediamo il carico che gli dà, e dopo sfrutta l'accelerazione in uscita. Però questo stile di guida è uno stile di guida che non è normale, quindi un pilota normale, un pilota che ha sempre guidato tondo come Jorge Lorenzo, dice: ma che moto è questa che non ha grip, non riesco a uscire dalle curve, con così tanto peso davanti. Un pilota che è abituato ad avere più peso dietro frena e poi dopo perde l'anteriore. Mark anche perdeva l'anteriore perché è caduto tante volte, ma tante volte la salvava con il gomito. E quindi era una moto, quella versione precedente, che aveva delle peculiarità positive per Mark, ma al limite per altri piloti. Quindi Honda ha detto: ok, facciamo per il 2022 una moto nuova, portando più peso, distribuendo il peso più sul posteriore per guadagnare grip, e andiamo a scaricare quell'anteriore che è troppo carico. E in effetti, se andate a vedere, non abbiamo più utilizzato pneumatici differenti, di mescola differente rispetto agli altri sull'anteriore. Abbiamo sempre usato delle gomme simili agli altri. In più, se andate a vedere, per la prima volta la nostra moto nel 2022 ha un profilo di ali con delle superfici più importanti. Perché? Perché avevamo bisogno di creare quel carico, di pesare davanti, creare quel carico che avevamo portato staticamente sul posteriore. E quindi diciamo che io credo che il problema che abbiamo vissuto ulteriormente è stato che questo nuovo progetto è troppo nuovo e ha bisogno di tempo per essere messo a punto, perché non siamo a posto, probabilmente sotto più parti, probabilmente non siamo a posto nella parte della ciclistica, probabilmente non siamo a posto nella parte dell'aerodinamica, probabilmente non siamo a posto ancora con la potenza del motore. Quindi diciamo che deve essere centrato questo progetto e abbiamo bisogno di tempo. Poi c'è un altro aspetto, che i giapponesi sono molto bravi, ma sono molto lenti. Molto lenti, perché lavorano in maniera molto metodica, sono abituati prima di muovere qualche cosa a analizzare molto a fondo ogni problematica, mentre invece gli europei non pensano tanto e quando hanno metti là, poi funziona, si buttano. E guarda cosa ha fatto Aprilia, per non dire Ducati, con la mentalità europea, mentalità italiana, e che in poco tempo hanno colmato e superato abbondantemente tutto il gap che hanno rischiato di vincere un mondiale, nel senso sono stati in lotta fino a tre gare dalla fine. Sì. Quindi diciamo che noi fortunatamente il lato Europa riusciamo ancora a fare scuola su questo piano qua. Matt Cantarini per una, e poi dopo tre domande volanti che ce l'hanno lasciati i nostri utenti. Vai Matt. Sì.
come la domanda sulla tecnica volevo farla io, Alex, mi ha anticipato e tu hai dato. Ma non è, non è colpa mia. Lui spiega troppo Alex, bene, capito? Che non è colpa... tempo. Quanto ha inciso secondo te anche il discorso della pandemia, quindi comunque i giapponesi bloccati in Giappone, perché sappiamo come per loro era difficile poi raggiungere l'Europa, su quello sviluppo poi delle moto che correvano in Europa alla fine, perché il campionato degli ultimi due anni si è corso prevalentemente in Europa? Ha inciso molto perché il problema che ti dico anch'io stesso parlando con Uata, che è il direttore dell'HRC, piuttosto che con Kokubu, che è il direttore tecnico generale di tutta l'HRC, ci siamo appunto confrontati e ho detto: io mi rendo conto che la pandemia non ha giocato positivamente, perché immaginatevi, loro hanno il team di sviluppo in Giappone e dal Giappone dovevano sviluppare la moto sulla base di email che gli arrivavano e dati di telemetria che gli arrivavano, ma non è come essere presenti sui campi di gara e andare a bordo pista e vedere a bordo pista che cosa succede nel tornantino, piuttosto che nel curvone veloce, piuttosto che avere in mano tutti i dati delle sequenze dei tempi di tutti i piloti, piuttosto che sentire parlare il pilota, esprimersi e riferire delle problematiche. Tutto questo era filtrato da rapporti, email, dati che venivano spediti via internet, e devo dire che poi dopo là anche non hanno probabilmente avuto modo di capire l'importanza del problema, e quindi adesso che hanno ricominciato a viaggiare si sono resi conto che c'è un gap importante da colmare. Domanda rapidissima, quindi Mark non è stato contento, parlo di Mark perché so che di Alex non puoi parlare, e Nakagami comunque stava già lavorando sulla moto, facendo un po' di sviluppo durante la stagione. La moto del 2023 sarà comunque un'evoluzione di quella di quest'anno, o sarà comunque un totale rinnovamento, come chiedeva Mark alla fine, poi sentendo le sue parole? Sai, io è ovvio che un pilota chiede un totale rinnovamento, però bisogna essere obiettivi. Il totale rinnovamento non può essere fatto alla cieca, senza avere, diciamo così, per il gusto di dire facciamo una moto diversa. Qui non si tratta di fare una moto diversa su un computer, disegnandola su un computer e poi dopo sperando che vada. Purtroppo non funziona così, purtroppo non abbiamo altra possibilità che andare per piccoli passi, quindi sicuramente c'è un aspetto importante dove dobbiamo migliorare su tanti punti. E Honda si sta preparando, a quanto ne so io, con tutta una serie di modifiche pronte per essere apportate alla base del 2022, per essere poi testate a dicembre e a gennaio con il test team con Bradel, e proveranno a Jerez con Bradel, poi continueranno a provare in Giappone con Nagashima, a Motegi, e poi dopo ai test in Malesia e a Portimao con noi. Quello che verrà fatto sicuramente avremo da provare diversi pacchetti aerodinamici prima di validare il pacchetto aerodinamico definitivo. Avremo sicuramente da validare quello che è il telaio, la configurazione del telaio, dove si lavorerà sicuramente sulle rigidezze, ma anche sulla posizione del motore. Avremo sicuramente da validare i forcelloni. Sapete che la Honda è passata da un forcellone in carbonio a un forcellone di alluminio, quindi ci sarà ancora da fare dei test comparativi, perché quello che è emerso è che il forcellone di alluminio è leggermente meglio per curvare, però non performa come quello in carbonio nel grip a livello di spinning. Quindi c'è ancora da migliorare quella parte. In più c'è sicuramente del lavoro di elettronica da fare,
per migliorare il pacchetto dell'elettronica. E ci aggiungo, dobbiamo migliorare anche nella decelerazione, perché il punto forte della Honda era la decelerazione che prima avevamo proprio avendo molto peso davanti. Adesso abbiamo perso quel grosso vantaggio e quindi dobbiamo capire come riuscire a fermare la moto meglio. Grazie mille. Alex, puoi andare con le Allora, domande. sì, perché poi ovviamente mi ha lasciato 30 secondi praticamente Mercantarini, quindi 120 secondi, 4 domande, sarà una prova, ci proviamo. La prima Tranquillo. domanda, allora, aspetta, Giulio chiedeva, a livello di risultati è stata per voi una delle stagioni più difficili da quando sei team manager? Penso che possiamo dire sì, e questa renderla rapidissima perché... Guarda, la stagione più difficile è stata il 2011, quando avevamo preso il campione del mondo Tony Elias della Moto2, e che è ritornato in MotoGP e quella è stata la stagione veramente più difficile. È stato un anno solo, ma un anno in cui eravamo sempre ultimi o penultimi. Quella è stata la stagione più difficile in assoluto, però questa è stata la seconda. Quindi Giulio, non è la peggiore, ma è nella top 2 comunque, arrivata comunque a podio con poco scarto, diciamo. Cesare Cencini dice: quando Marquez si è fatto male per la prima volta, Alex ha fatto subito un netto miglioramento, sfiorando addirittura la vittoria in una o due occasioni. Come mai, o meglio, non si è ripresentata poi questa cosa? Io penso che fosse anche parte merito di una moto migliore in quell'era, quindi nel 2020. Guarda, mi piace la domanda che hanno fatto, che ha fatto il nostro fan, ma posso dire che la prima cosa, io ho sempre detto, e non mi vergogno dirlo, se Alex, che ha fatto dei podi nel 2020, non riuscirà a fare dei podi con noi nel 2021 o nel 2022, perché avevamo un contratto di 2 anni, significa che sarà anche da rivedere qualcosa all'interno della squadra LCR, perché non è plausibile per me non riuscire a fare lo stesso risultato. Ci proponevamo di fare meglio, ma non è plausibile per me fare lo stesso risultato. Quindi qualche cosa probabilmente non ha funzionato all'interno del team LCR. Alex lo ha segnalato e abbiamo anche fatto dei movimenti a livello all'interno della squadra per cercare di andargli incontro, perché il pilota va sempre ascoltato. E in secondo luogo ti posso dire che nel 2020 la moto era molto simile a quella del 2019 ed era ancora un pacchetto che, vista la concorrenza, era ancora competitivo. Poi la concorrenza ha fatto un grande step in avanti, non dimentichiamoci 8 Ducati che sono arrivate, che hanno fatto un ulteriore step, non dimentichiamoci che è arrivata l'Aprilia competitiva, e quindi ci siamo ritrovati girando gli stessi tempi, perché poi Alex, alla fine, se vai a vedere, ha fatto gli stessi tempi di quando era salito sul podio, però arrivava decimo, arrivava Gli dodicesimo. altri levavano 10 secondi sul passo gara, e quello in qualche modo fa un po' la differenza. Vabbè, se vi serve un crew chief per Alex Rins, mi fate un colpo di telefono, ve la risolvo io la situazione, non c'è problema, ce la facciamo. Poi Peccioli dice: cosa ti aspetti dei tuoi piloti per il prossimo anno? Pronostico rapido. Guarda, non sarà un anno probabilmente facile nei test invernali, non sarà, perché avremo molto materiale da provare. E Alex Rins, abbiamo sempre detto, è un pilota che viene da 5 anni, 4-5 anni con Suzuki, e quindi dovrà un attimino prenderci mano alla Honda, che ha una configurazione di motore a V rispetto ai 4 cilindri in linea della Suzuki. Però voglio essere ottimista e voglio pensare che quando iniziamo la prima gara saremo nei primi 10 e prima della fine dell'anno saliamo sul podio in qualche occasione, che possa essere una sprint race o una gara. Mi aspetto altrettanto che Nakagami sia meno sfigato, perché veramente è stato sfigato sto ragazzo, è anche sfigato, e quindi mi aspetto che anche Nakagami riesca a fare un podio, almeno un podio, e possa, spero per lui, continuare in MotoGP oppure chiudere in bellezza la sua carriera in MotoGP e rimanere nel contesto Honda come collaudatore, perché è un grandissimo collaudatore, ha molta sensibilità e conosce perfettamente la Honda RCV. In più parla la stessa lingua, peraltro, i costruttori, che su Stefan Bradl potrebbe comunque essere un vantaggio, un pochino a Va prescindere. bene il dito di Naka. Verrà operato
questo venerdì, il venerdì di questa settimana, se tutto va bene, per la seconda volta, per riattaccare il tendine che non era stato attaccato nel precedente intervento, ma nel precedente intervento era stato fatto solamente uno skin graft, perché l'idea che hanno avuto i chirurgi era quella di fargli l'operazione in due step. Quindi verrà rioperato per attaccare il tendine che si è recito. Ok, l'ultima, volante, c'è Alberto Nocentini, dice un commento su questo pensiero: Marc Marquez e Max Verstappen, due antipatici ed egoisti fenomeni del motorsport che rischiano di essere ricordati più per quello che hanno detto e non per quello che hanno fatto. Non sono d'accordo, Alberto, ma più che altro perché se Max Verstappen è ancora ai primi mondiali in Formula 1, Marc ne ha vinti talmente tanti in MotoGP che chi non se lo ricorda per i risultati è perché ha un albo d'oro molto corto. Lucio, dici tu? Wow, è molto forte come opinione. Io ti dico, ogni sportivo ha il proprio carattere, ha la propria personalità. Io posso dire questo, che per arrivare a fare quello che fanno questi ragazzi devi avere un ego, devi avere una personalità, devi avere un'autostima, devi avere un carattere talmente forte che purtroppo talvolta puoi essere visto, puoi essere interpretato come stronzo. Marc è un grandissimo campione, sappiamo che ci sono state delle frizioni soprattutto con Valentino Rossi, e questo ha creato qualche problema così di immagine a lui. Però io dico sempre, bisogna sempre ascoltare le due campane, e forse i media italiani non hanno dato spazio alla campana di Marc Marquez, quindi mi fermo lì. E anche non è che Max Verstappen sia il più ben visto, insomma, i giornalisti italiani, visto che abbiamo un Leclerc e una Ferrari che insomma catalizzano, ma lo sappiamo già, tendiamo a essere un pochino di parte. Non gode della mia simpatia Verstappen, chapeau come pilota, ma non gode della mia simpatia. Questo lo concepisco, però ribadiamo che ovviamente poi, tolta l'opinione personale, a livello di risultato non ricordare dei campioni del mondo è impossibile per quello che hanno fatto. È chiaro che poi il modo in cui lo fanno e eventuali conseguenze sono da riconsiderare a parte sui risultati sportivi. Siamo in chiusura, siamo in netto ritardo, anzi io mi sento anche in colpa perché Lucio ci ha detto ma mi lasciate andare dopo mezz'ora, ovviamente abbiamo tenuto di più, quindi mea culpa Lucio, grazie per essere stato con noi, scusate abbiamo fatto tardi e ci risentiamo magari inizio anno prossimo, così ci racconti un pochino come è andato lo sviluppo della Honda quando non ci saranno più determinati veti amministrativi, mettiamola così. Va bene, ciao, grazie. Grazie Lucio. Grazie mille Lucio, buona serata. Ragazzi, andiamo in chiusura anche noi, quindi Federico Pecciali, Alberto Nocentini, Giulio Carta, Cesare Cencini, Stefano M, chi altro c'è? Siete tantissimi, ragazzi, grazie Pascal, grazie per essere stati con noi, io saluto anche Matt Cantarini e Giulio Andaga dalla regia, ciao ragazzi. Ciao Alex, ciao Giulian, ciao tutti, ciao Cesare, speriamo di vederci presto. Dai, non fa quella faccia, te l'ho fatte le domande, sono mi stai a fare... No, Alex, guarda... Scusate, la conduco io e tu stai zitto tutta la puntata. Ti lascio una puntata intera, vai, ti faccio fare la puntata, ti faccio fare il conduttore. Ragazzi, anche da parte mia, Alex Di Bisceglie è tutto, dobbiamo fare puntate da un'ora e mezzo dalla prossima volta. Ciao a tutti!